Buongiorno a tutti e grazie di essere venuti alla visita di San Lorenzo o San Lorenzo Maggiore, come preferite. Allora, la visita prevede anche un po' di immaginazione, perché dovete innanzitutto immaginare un quadriportico 1000 anni fa, perché questa non era la piazza pubblica che vediamo adesso. Questa piazza pubblica nasce a partire dal 1934, in piena epoca fascista, in piena epoca imperiale. Immaginate che a ridosso delle chiese, come tantissime chiese, come quasi tutte le chiese dell'epoca, qua ci fossero delle casupole, delle case anche abbastanza ormai in via di disfacimento perché duravano secoli ed erano abitate sicuramente non dalle persone più ricche di Milano. Allora, se durante il fascismo si deve esaltare il discorso dell'impero romano, perché l'Italia è diventata un impero e siamo vicini alla conquista dell'Abissinia, di fatto, una statua di Costantino che qui visse e pubblicò il famoso editto ci poteva stare. Infatti, questa statua è una statua fascista. L'originale al Museo Archeologico di Roma, però descrive perfettamente il concetto di cosa era Milano a partire dal III e dal IV secolo. Però attenzione, bisogna sfatare alcuni luoghi comuni. Prima di tutto, il primo luogo comune è che questa basilica di San Lorenzo Maggiore era comunque parte della città romana. Non è così. La città romana si concludeva da questa parte di Milano, ovviamente, al Carrobbio. E se vi capiterà di risalire via Torino, dietro, davanti all'hotel Ariston, troverete una specie di casupolina. Quella è la torre, l'unica sopravvissuta del Carrobbio. Quello era il confine della città romana. Che cosa c'era qui al tempo anche precedente Sant'Ambrogio? Che ne riparleremo. Esisteva un ammassamento, diciamo così, di detriti, perché tutti i materiali di riutilizzo o scartati dei vari monumenti che hanno contraddistinto la storia romana di Milano venivano portati qua. Tanto che in questa zona, che non aveva assolutamente niente di ospitale ai tempi di Roma, perché era molto paludosa, il fatto che si creasse con questi detriti questa specie di montagnetta aiutò molto i primi cristiani, e sottolineo cristiani non cattolici. Tendenza, quando c'è il Carrobbio, l'ultima torre sopravvissuta, che prima delle bombe del 1943, quella torre era ancora abitata, perché c'erano le casupole intorno e c'erano le finestrelle aperte. Arrivano le dirompenti da parte degli americani. E viene buttato giù tutto, quello che sopravvive alla guerra, ma era già abbandonato e precario per se stesso. Lì probabilmente c'era un lazzaretto, c'erano dei malati e lì, tra virgolette, si festeggiava la pietà dei milanesi nei confronti dei lebbrosi. Allora la seconda tesi è che i lebbrosi venivano fatti sedere su questo sgabello e c'erano i canonici che gli lavavano i piedi. Questa è la storia, è una delle storie di Milano. Si arriva col mio discorso al fatto che San Lorenzo prende questo nome non si sa quando, perché i martiria, che erano le chiese preposte che abbiamo a Milano in Sant'Ambrogio e in San Simpliciano soprattutto, erano preposte a coltivare il culto dei martiri romani.
Toti sergo viribus. È un monumento eccezionale e medievale soprattutto. Questa è la tomba della famiglia De Robiano. La famiglia De Robiano è identificata per vari motivi. Innanzitutto è lo stemma. Lo stemma è lo stemma dei De Robiano. I Gigli si suppone che loro fossero stati amministratori di qualche patrimonio della famiglia Angiò in Italia, cioè particolarmente a Milano, e di conseguenza gli Angiò, una volta diventati importanti e potenti anche in Francia, chiaramente concessero i Gigli a questa famiglia. Famiglia arrivata a Milano, non di nascita milanese come potevano essere i Pusterla o altre famiglie. Dunque è una famiglia che ha dei possedimenti in giro per la Lombardia, ha dei possedimenti anche a Parma, sì in Urba, perché può essere che arrivi addirittura da Robiate, non si sa esattamente la loro destinazione, e li troviamo come funzionari, magistrati e magistrati del censo a Milano all'epoca delle dominazioni signorili. Questi De Robiano, o Robiani, sono funzionari molto fedeli all'epoca dei Visconti, ma all'epoca dei Visconti nella seconda metà, cioè gli ultimi sei Visconti, quelli che diciamo partono dall'inizio del XIV secolo in poi. Infatti si suppone che l'affresco risalga a quell'epoca. L'affresco è molto indicativo, i De Robiano erano della parrocchia di San Lorenzo, avevano le case, e sottolineo le case, perché le famiglie nobiliari o di censo nel Medioevo hanno le case, non hanno solo un appartamento o una torre, ed erano della parrocchia di San Lorenzo, tanto che un fratello andava a fare l'economo per i Visconti, l'altro fratello andava a fare il magistrato, un figlio, se non aveva ancora una gestione da parte della generazione precedente di lavoro, diventava canonico o parroco o tenutario di rendita ecclesiastica. Attenzione, a quell'epoca non era necessario avere il saio o così per avere delle rendite ecclesiastiche. De Robiano possono anche arricchirsi con rendite ecclesiastiche. Una delle cause della congiura di Santo Stefano che ucciderà Galeazzo Maria Sforza il 26 dicembre 1400. La cappella di Sant'Aquilino è una delle parti più antiche del complesso absidale di San Lorenzo Maggiore. È sempre stata comunque onorata nei secoli per le particolarità che andremo a vedere una volta che andremo a trattare i mosaici della seconda aula, diciamo così. Cappella di Sant'Aquilino perché? Dedicata a Sant'Aquilino perché è un santo tedesco dell'undicesimo secolo che, rifiutando a destra e a manca qualsiasi forma di onore ecclesiastico, perché lo volevano fare vescovo di Colonia, lui rifiuta, arriva a Milano e diventa uno dei sostenitori maggiori dell'undicesimo secolo
della reazione contro le eresie che si stavano sviluppando anche in quel secolo a Milano, che particolarmente a Milano erano molto forti e daranno origine a parecchi movimenti anche di riforma all'interno della Chiesa. Non sto parlando della riforma del XVI secolo luterana e via discorrendo. Viene assassinato dagli eretici per strada e di conseguenza il suo corpo viene fatto sparire perché viene buttato nel fiume. Allora nasce una bellissima leggenda che durerà anche fino sicuramente alla fine della Seconda Guerra Mondiale, perché chi ritrova miracolosamente il corpo di San Marino? I facchini che lavoravano nei pressi dei fiumi dalle parti di Milano. Qui abbiamo la Vetra ad esempio, e lo portano in salvo, diciamo così, si parla del cadavere ovviamente, il Borromeo. Perché la Vetra era il fiume che passava di qua, esattamente dalle ricostruzioni che ho fatto era lì, passava di qua ed è stato chiuso ovviamente, perché la Vetra era il fiume dove tutti scaricavano, perché quello che vediamo dall'altra parte era il quartiere malfamato di Milano, il Ticinese, era il quartiere dei conciatori di pelle, per cui non posso immaginare le malattie polmonari che avessero, era il quartiere delle prostitute, perché comunque ci andava un popolino e di conseguenza lo sfogo era tutto di là, perché vicino a una chiesa non ci poteva stare. E poi questo rialzo, che è stato poi comunque giustiziato, questo rialzo dalle bombe, perché la piazza è stata rifatta dopo il 45 ovviamente.